Ecco, io qui è la zona dove avevo il famoso chiosco, che ha tutta una storia, no? E devo dire che Perón era un uomo che voleva bene all'Italia e aveva una grande ammirazione per gli italiani, al punto che subito dopo la guerra ha regalato all'Italia grano, cotone e patate, due o tre o quattro navi regalate proprio, e a me ha regalato il chiosco. Questo chiosco ha una storia, perché sulla Aconcagua prima ho salvato un ufficiale argentino che sarebbe morto sicuro, e poi l'americano, in quell'occasione io ho perso i piedi. Passato il tempo mi viene a vedere a casa mia uno della polizia e mi dice che devo andare alla Quinta Presidenziale, che è tutto un giardino immenso, un parco meraviglioso, dove mi aspettava Perón, no? Poi ha voluto sapere in due parole la storia e mi ha chiesto, così proprio come fosse un buon parroco, come te ganas la vita ora? Ma l'ho detto lavorando, se posso lavorare, lavorando. E che puedo hacer para vos? Cosa posso fare per te? Ma se mi dà un chiosco, da mettere un chiosco, io, come questo e basta? Forse lui si aspettava che io gli chiedessi, non so, denari ma non so perché. Allora ha chiamato subito il suo segretario personale, Renzi, e ha detto, bene, questo problema voglio che tu me lo risolva in 15 giorni. Ci ha voluto un anno, però non importa, però il chiosco me l'ha dato. Qui passava allora 50-60 mila persone, però dopo, siccome che io lavoravo, mi contentavo di un margine di guadagno modesto, i bar qui di Rito, una mattina ho trovato il chiosco bruciato. Allora l'ho rimesso, ma intanto era cambiato il governo, però non c'era più, c'era Frondizi. Ho lavorato ancora due o tre anni, poi sono venuti i militari e me l'hanno spazzato via in maniera definitiva. Una notte sono venuti con tre camion e hanno portato via tutto. È finito il chiosco. È la storia del chiosco. Io sempre nella vita ho avuto un colpo di fortuna e un colpo di scarogna. Un colpo di fortuna e un colpo di scarogna. Ma nel complesso io mi considero un uomo fortunato. Davvero, mi considero un uomo fortunato.